Bentrovati amici ascoltatori, sempre su Saiuz Web Radio, questo è Osservatorio Antimafia in collaborazione con la testata giornalistica online Antimafia 2000 e con Antonella E Intranò. Ugo Lombardi. Come sempre diamo il nostro bentrovato a Rosario Moreno e lo ringraziamo per la regia centrale della Treviso. Bentrovato Rosario. Bentrovato Rosario. Bentrovato tutti quanti, ci siamo ritrovati. Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao Rosario e diamo anche il nostro bentrovato a Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Sì, buonasera anche da Pianeta Oggi TV, ben ritrovati, appunto spero che stiate tutti bene. Abbiamo tirato un po' il fiato, sì. Bene, bene. È stata un po' una trasmissione, come dire, un po' impegnativa, quella l'edizione delle 18:30. Con il dottor Giovanni Gianolini abbiamo parlato di Grecia, di economia, e insomma, non è facile entrare in quegli argomenti e trovare anche un eventuale, come si può dire, delle ipotesi di eventuali vie di uscita, da questo caos, perché di fatto sta diventando un caos, insomma. Eh sì, è una situazione difficile sia da vivere che da spiegare, per cui bisogna riuscire a trovare il giusto interlocutore piuttosto, colui che sia in grado di spiegare in maniera semplice, chiara, fruibile per chiunque, un argomento così difficile e cavilloso. Massimo, vogliamo vedere assieme se ci sono delle news da dare ai nostri ascoltatori per aprire la nostra trasmissione? Sì, dunque, non c'è, diciamo, non ci sono variazioni di rilievo. Vi riporto sempre le notizie legate alla Grecia, a questo grosso problema. Dunque, la Commissione dell'Unione Europea si sta preparando agli effetti dell'eventuale vittoria del no al referendum della Grecia, lo avrebbe affermato il capo esecutivo Unione Europea Juncker in una riunione del PPE. Fino a domenica, giorno del referendum, non vi saranno contatti tra Atene e la Commissione, avrebbe precisato per rispetto del voto. È mancata la volontà di concludere un accordo, ha poi aggiunto. Passiamo in Germania, dunque, incredibile come il nuovo governo italiano abbia imposto il suo programma di riforme, attuato con un ritmo impressionante, lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Angela Merkel in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Merkel ha ribadito l'appoggio alla proposta italiana redistribuzione dei profughi, questione sulla quale ha riconosciuto in Europa permangono differenze e ribadisce in conferenza stampa nessuna novità, aspettiamo il referendum. Ecco, quindi questa è un po', diciamo, la situazione, con anche un occhio puntato verso l'Italia, che appunto c'è come dire, questo complimento da parte della Merkel su come il nostro governo abbia attuato queste riforme ad un ritmo impressionante, quasi come da record. E qui mi verrebbe da fare tanti approfondimenti, domande che vi lascio voi immaginare. Bisogna vedere poi queste riforme. Cosa sono, di cosa parlano, di cosa trattano, insomma, cosa riguardano, ecco, serve poi andare a fondo a vedere una per una e poi trarre delle conclusioni. Insomma, questa è la situazione. Io sono stato, diciamo, molto, molto, molto in generale. Prossimamente potremo sempre avere un esperto che ci può andare un attimo in profondità su questa cosa delle riforme in Italia, ecco, cosa portano, che cosa. Fino adesso io ho visto solamente tutto l'opposto di una luce nel tunnel, anzi, mi piacerebbe fargli un'intervista proprio al signor Monti e chiedergli: ma allora la luce che era nel tunnel, che lei l'aveva vista nel 2013, dove è andata a finire questa luce? Io continuo a vedere sempre buio, non vedo l'uscita ancora. Una galleria molto lunga. Io credo che ormai saranno passati, non so, migliaia di chilometri. Ecco, no, allora voglio dire, cosa diciamo
attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso le testate alla gente. Cosa diciamo? Dobbiamo stare attenti, insomma, ecco, perché qui io, insomma, vedo che si è suicidato un imprenditore anche pochi giorni fa in provincia di Padova, quindi insomma penso che le cose non vadano bene. La luce non c'è, la luce di fatto non c'è. Ecco, questo è il problema, questo è il punto. La gente non sa nemmeno se arriva viva alla pensione, questo è un altro punto. Non è possibile far lavorare la gente di una certa età con lavori anche magari pesanti, va bene, a rischio di infortuni anche seri. E io non riesco mica a capire queste cose. Cioè, allora, tutti questi plausi a quello che ha fatto l'Italia, non è che io sia tanto concorde, insomma, ecco, giornalisticamente, io sono giornalista, posso fare delle considerazioni, mi viene da dire questo come prime cose ovvie che emergono subito sotto i riflettori. Se poi andiamo un po' ad addentrarsi nei particolari, chissà cosa emerge. Cioè, questa è la situazione, cioè, c'è gente che soffre, che è povera, ma veramente povera qua in questo paese. Qui non si sta bene in questo paese. Cos'è successo? Allora io vorrei interrogare tutti quei politici, da destra alla sinistra, che in questi ultimi 15 anni hanno sempre litigato, poi li abbiamo visti al governo, e i frutti sono acerbi. Oh ragazzi, i frutti sono acerbi, non è stato fatto niente di positivo. Io non ho visto niente di positivo, io vedo solamente che la gente sta sempre peggio. Questo è il dato di fatto che emerge, e quindi farebbero bene a stare zitti e quindi andare a casa e farsi un bel esame di coscienza e liberare le televisioni nazionali in modo particolare, anche quelle regionali, perché purtroppo prendono anche loro quella piega di far sempre politica la sera e ripetere sempre le stesse cose e discorsi che non stanno a volte neanche nei cielo né in terra. Quindi di liberare un po' questi canali e magari al posto di loro metterci su un film, che sarebbe molto meglio, e fare una riflessione: cosa è stato fatto in questi ultimi 15 anni? Tutto questo queste gran baruffe in diretta televisiva, che poi anche lì ci sarebbe da dire un modo per attirare l'attenzione, per aumentare l'audience, per poter venderci poi pubblicità in modo che qualcuno ci prenda soldi. Ecco, ma allora stiamo sui contenuti. È stato detto di tutto, cioè noi facciamo meglio di voi perché siamo di destra, poi quelli della sinistra, noi facciamo meglio di voi perché siamo della sinistra. Li abbiamo visti al governo, ripeto, tutte e due i risultati sono acerbi, quindi che vadino a casa, che si facciano un bel esame di coscienza, perché la gente è stanca di questa politica partitica che ha in Italia completamente fallito, e questi sono i risultati che lo confermano. Nessuno può dire il contrario di quello che sto dicendo in questo momento. Questa è la fotografia che facciamo a questo paese. I giovani che vanno via, i giovani che sono i ricercatori vanno via perché non hanno l'attrezzatura per poter lavorare. No, cara Antonella, caro Ugo, caro Rosario, noi rimaniamo qua invece con i nostri mezzi di comunicazione per difendere questo paese, perché questo paese va difeso. Non gli diamo la soddisfazione di andare via, noi rimaniamo qua contro tutte le massonerie, tutte queste politiche che provengono da chissà quali inferi demoni che non so, e che portano questo malumore tra la gente, questa povertà fra la gente, e il risultato che ne emerge, come dicevo prima, un paese che sta morendo, sia dal punto di vista, diciamo, della moralità, dei valori, della spiritualità, perché abbiamo visto, insomma, e sia dal punto di vista fisico, culturale, artistico e tutto. Ecco, questa è la fotografia in sintesi, perché altrimenti sarebbe qui da fare un editoriale punto per punto, insomma, perderci almeno un'ora se basta per passare tutti i punti. Io sono rimasto un po' in linea generale, che insomma tutti possono constatare questo, non è che lo dica io, insomma. Ecco, questo è il dato di fatto: la gente non sta più bene, la gente non sa come mantenere le famiglie, perché non sa se domani trova i cancelli aperti per andare a lavorare, i lavori che sono sempre più pesanti, perché vengono fuori poi, per esempio, tanto per dire un'altra, le politiche di far spostare la gente in giro per l'Europa, in giro per l'Italia, quando deve avere la testa sulla famiglia, non solo sul lavoro, per Diana, ma che siamo?
ma perché allora non entra, non scende la Chiesa in campo e dice no, cavoli, noi abbiamo fatto anche dei corsi prima del matrimonio per formare le coppie e adesso voi ci rovinate le coppie così, perché non scendono in campo e non alzano la voce, visto che sennò rimangono sempre nel loro recinto all'estero, ok? E che stiano lì praticamente e basta, senza fare corsi vari di formazione e tutte queste cose qua. No, perché questi sono i punti da dire, cioè è inutile far finta di niente, allora possiamo anche chiudere le trasmissioni, voglio dire. Ecco, 22:11, io vi rimetto la linea a voi, so che tu dovevi parlare, dare una notizia importante, Antonella, mi accennavi prima fuori onda, io intanto faccio un collegamento, vediamo se poi riusciamo ad avere un ospite qui in diretta con noi. Dunque, sì, è un po' presto, ma lo facciamo perché qualcuno possa avere già un riferimento. Parto io con un comunicato che è importante, che poi lo ricordiamo alla fine. Certo, ecco, fai pure. Non voglio metterti in difficoltà, dunque, vediamo subito di, ecco, vediamo subito di dare la notizia, aspetta, ecco, perché l'abbiamo pubblicata sia sulla testata Antimafia 2000 ma anche sulla nostra testata pianetaoggitv.net. ecco, non a caso questo nome, Pianeta Oggi TV, cosa vuol dire? Che stiamo descrivendo il pianeta di oggi, quindi anche l'Italia, anche eventuali ambiti locali dove le cose non vanno. Tempo fa abbiamo parlato per esempio dei fossi coperti che nessuno li pulisce con il concomitato Lagati qua dell'Interveneziano, tanto per fare un esempio. Ecco, noi stiamo descrivendo con la nostra telecamera puntata, come dire, nello spazio che zooma il pianeta, e descriviamo che cosa stiamo vedendo, e stiamo vedendo questo, purtroppo, quello che ho detto prima. Allora, vi volevo dare un comunicato stampa che seguente. Dunque, venerdì 10 luglio 2015 alle ore 20:30 si terrà in Piazza Municipio a Napoli la proiezione pubblica della Trattativa, il film documentario sulla trattativa Stato-Mafia realizzato nel 2014 da Sabina Guzzanti e presentato in anteprima alla 71esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'evento, dal titolo Portiamo in piazza la trattativa, organizzato dal Comune di Napoli, sarà seguito alle ore 22:30 da un dibattito conclusivo al quale parteciperanno il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, Sabina Guzzanti, Marco Travaglio, Maurizio De Giovanni e Salvatore Borsellino, in collegamento via Skype quest'ultimo, che assisteranno anche alla proiezione del film. Ecco, modererà il dibattito Giorgio Bongiovanni, direttore del periodico Antimafia 2000, a cui ricordo anche il sito internet, è stata giornalistica online, antimafia2000.com, 2000 scritto in lettere, che invito tutti a andarlo a cliccare, perché ci sono veramente delle notizie che normalmente gli altri mass media nazionali non le danno, e anche rubriche, diciamo, che riguardano proprio l'andamento del pianeta. Certo. Dunque, tutti potranno assistere all'evento gratuitamente. Ecco, questa è un'altra notizia: gratuitamente potete andare a vedere il film documentario di Sabina Guzzanti. Saranno a disposizione del pubblico posti in piedi e posti a sedere, e lo schermo sarà posizionato nell'area antistante Palazzo San Giacomo. E questa, dunque, ci sarà anche la diretta streaming, quindi molto probabilmente sia noi di Pianeta Oggi TV che Saiuz Web Network, Radio Saiuz, che ricordo è radio e televisione online, lo manderemo in onda il dibattito, quindi le domande eccetera, che il pubblico farà naturalmente agli ospiti presenti, che ricordo Sabina Guzzanti, il sindaco di Napoli De Magistris, Marco Travaglio, Maurizio De Giovanni e Salvatore Borsellino in collegamento Skype. Modererà il tutto il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Antonella. Benissimo, Massimo, questa è una notizia che andava assolutamente ribadita, e sono certa che i nostri ascoltatori seguiranno, ancora di più sono certa che provvederanno a fare un po' da tam tam, perché purtroppo queste sono informazioni importanti che non passano dalla informazione ufficiale. Ora, questa è una trasmissione realizzata
in collaborazione con Antimafia Latina, testata giornalistica di cui parlavi tu, Massimo. Scusatemi, un attimo, notizia tecnica. Massimo, abbassi un po' l'audio. Sì. Vai, Antonella. Ecco, dicevo appunto che quest'oggi tutti i ragazzi della redazione erano impegnati, per cui non hanno potuto essere presenti questa sera. Pertanto noi provvederemo a darvi le notizie più importanti messe in evidenza sul sito di Antimafia 2000 e passeremo subito alla lettura di un articolo a firma del direttore Giorgio Bongiovanni e di Aaron Pettinari, un articolo che parla di una vicenda che vede coinvolto Salvatore Borsellino. Salvatore Borsellino sotto attacco, quando si getta fango raccontando una storia senza i fatti. Titolo: giustizia beffa, paga la causa coi soldi di Borsellino. Sottotitolo: Salvatore, fratello del PM ucciso nel 92, condannato per diffamazione, ha confessato di aver usato il denaro raccolto dalla casa di Paolo. È così che questa mattina su iltempo.it, ma la notizia è stata ripresa anche da altri siti, è partito un duro attacco nei confronti di Salvatore Borsellino. La colpa sarebbe quella di aver utilizzato parte dei fondi raccolti per la realizzazione di un centro per i giovani del quartiere della Calza per motivi personali. Accusato di aver diffamato un magistrato e poi condannato all'risarcimento dei danni, scrive il giornalista del Tempo Luca Rocca, Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, magistrato eroe ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992, ha confessato di aver pagato la sanzione coi soldi della raccolta fondi di chi, ammirando Paolo Borsellino in vita e continuando ad amarlo da morto, si è messo in moto per raggiungere la cifra necessaria a creare la casa di Paolo, un luogo di memoria e di incontro per non dimenticare. La confessione sarebbe avvenuta pochi giorni fa a Trapani, nel corso della presentazione del libro di Nino Di Matteo, Collusi. Noi eravamo presenti a quell'incontro e possiamo ribadire con forza che non c'è stata alcuna confessione. Non solo, in sala erano presenti tante agende rosse, oltre a tante altre persone, e nessuna è rimasta scandalizzata dalle parole di Salvatore. Per il giornalista del Tempo.it sono tutte complici di un inganno? Per dare forza all'articolo vengono sì utilizzate alcune parole dette dal fratello del giudice, ma non si tiene conto di alcuni fatti determinanti. Quando Salvatore Borsellino aveva appreso che il posto di procuratore di Marsala, un tempo di suo fratello Paolo, sarebbe stato assegnato a Girolamo Alberto di Pisa, in una conferenza pubblica aveva manifestato tutto il suo sdegno e sconcerto. E per questo era stato condannato al pagamento di 6.000 euro, in quanto il giudice civile del tribunale di Caltanissetta, Gregorio Balsamo, aveva riconosciuto il danno nei confronti di Pisa. Immediatamente, su iniziativa della poetessa palermitana Lina Lamattina, era partita un'iniziativa su Facebook dal titolo «Siamo tutti Salvatore Borsellino», proprio per raccogliere l'intera cifra. «È mai possibile che sono sempre le persone migliori a dover pagare?» aveva detto la stessa poetessa. «Molti di noi condividiamo questo suo pensiero. Allora, se è condannabile Salvatore, siamo condannabili tutti e tutti pagheremo insieme a lui». Questa è stata la premessa che ha fatto partire l'iniziativa. In poco tempo la somma necessaria è stata raggiunta, tanto che lo scorso novembre, proprio nei locali dove sorgerà la casa di Paolo, c'è stata la consegna del denaro raccolto tra membri e non del movimento delle agende rosse, creato dallo stesso Salvatore. Tante persone che appunto hanno condiviso il suo stato d'animo per la vicenda e che non si sono affatto scandalizzate per la richiesta d'aiuto. Solo in un secondo momento, una volta raggiunta la cifra necessaria a quel primo scopo, la sottoscrizione è stata mantenuta aperta per realizzare il progetto della casa di Paolo. Bastava una piccola ricerca sul web o magari anche chiedere ai diretti interessati, ma la macchina del fango, come regola, non prevede verifiche.
Così passa in secondo piano che se non vi fosse stata la multa, quei 6.000 euro raccolti per il pagamento della querela di Pisa sarebbero potuti essere impegnati per la realizzazione del nobile progetto della Casa di Paolo. Non ci sono né scandali né misteri da nascondere. Ma come va letto questo nuovo attacco nei confronti di Salvatore Borsellino? In passato c'è stato chi lo ha paragonato a Caino, chi lo ha accusato di essere pazzo e di avere problemi di sanità mentale. Stavolta ad entrare in azione è una sorta di delegittimazione. Ciò avviene 19 giorni prima delle commemorazioni per la strage di Via D'Amelio e 17 giorni prima, prima che la Casa di Paolo sia inaugurata ufficialmente. Un caso difficile da credere. Salvatore Borsellino da anni grida nelle piazze d'Italia chiedendo la verità e giustizia non solo su quanto avvenuto il 19 luglio del 92, ma per tutti quei misteri, e in Italia ce ne sono davvero tanti, che hanno martoriato il nostro disgraziato paese. È possibile che sia proprio questo grido perpetuo a dare fastidio? È per questo che è stata avviata la macchina del fango nel tentativo di minare la sua credibilità facendolo passare per un truffatore o qualcosa di simile? È possibile che la realizzazione della Casa di Paolo in uno dei quartieri più disagiati di Palermo sia anch'esso considerato scomodo? Le commemorazioni per la strage di Via D'Amelio sono sempre più vicine e il progetto di Salvatore Borsellino vedrà i suoi natali il 17 luglio. Noi ci saremo accanto a tanti altri cittadini onesti. Il modo migliore, forse, per dimostrare che il fango lanciato non ha raggiunto l'obiettivo. E questo era è l'articolo a firma di Giorgio Bongiovanni e Aaron Pettinari pubblicato quest'oggi sul sito di Antimafia 2000. Come sempre, sono poche le parole che si possono spendere in queste circostanze. Beh, una considerazione andrebbe fatta. Questa contestazione, chiamiamola così, questo rilievo è stato fatto da una testata giornalistica che nulla ha da condividere con gli impegni che ha assunto l'ingegner Paolo Borsellino. Cioè, voglio dire, se ci fosse stato il sospetto di un maneggio illecito di questo denaro, sicuramente una delle tante migliaia di persone che partecipano alla cessione hanno dato e contribuiscono e continuano a dare il loro contributo, come è possibile che possa essere io o tu o altri come noi avrebbero potuto benissimo sporgere denuncia o fare notare loro per primi questa anomalia comportamentale? Quindi mi sembra strano che questa iniziativa sia partita da una testata giornalistica che non ha nulla a che vedere con una situazione di questo tipo. D'altra parte penso che sia io, ma penso anche i nostri ascoltatori, ma anche quelli che fino ad ora hanno contribuito a costruire e a contribuire per la costruzione della Casa di Paolo, continueremo a farlo sempre con estrema fiducia, anzi più di prima, perché nulla tange, nulla ostacola, nulla toglie questa considerazione fatta da questo articolista. Ma tramite web, questa è la considerazione che viene da fare. La risposta di Salvatore non si è fatta attendere, perché lui pubblica con precisione sul sito delle Agende Rosse tutti i prospetti delle spese affrontate per la realizzazione della Casa di Paolo, ed è un progetto al quale tanti sono stati felici di partecipare. La replica di Salvatore, come dicevo, non si è fatta attendere e ve la vado a leggere per completezza di informazione. Paga la causa dei soldi di Borsellino, la replica di Salvatore Borsellino. Non varrebbe neanche la pena di contestare queste schifezze spacciate come informazione, ma in realtà la raccolta fondi è stata avviata dalla poetessa Lina La Mattina sotto il titolo Siamo tutti Salvatore Borsellino, proprio per permettermi di pagare quella sanzione, dato che io avevo esaurito le mie risorse economiche proprio per acquistare al costo di 57.000 euro dei locali adiacenti a quelli dell'antica farmacia della famiglia Borsellino, non sufficienti per realizzare il progetto della Casa di Paolo. In realtà mi ero anche illuso che di Pisa potesse devolvere la somma ricevuta in beneficenza e proprio per aiutare a far nascere la Casa di Paolo, ma non è stato così.
La somma raccolta è stata quindi utilizzata, secondo le intenzioni di Lina Lamattina e di quelli che avevano aderito alla sottoscrizione, per pagare la penale. Ma poi la stessa Lina Lamattina, insieme agli altri promotori della sottoscrizione, ha deciso di tenerla aperta, la sottoscrizione, per affiancarla a quella che è stata contestualmente aperta al nome del Movimento delle Agende Rosse, per aiutarmi a portare avanti il progetto della Casa di Paolo. Sottoscrizione che finora ha raccolto circa 38.000 euro, che, se non bastano nemmeno a coprire i costi di acquisto del locale, sono stati finora sufficienti a portare avanti i lavori necessari per recuperare i locali che si trovavano in un totale stato di abbandono e renderli agibili per lo scopo che mi sono prefisso: aprire una scuola di informatica rivolta ai giovani a rischio del quartiere della Calza, per sottrarli alla perversa spirale povertà, emarginazione, criminalità spicciola, criminalità organizzata. Della sottoscrizione e di come sono utilizzati i fondi do un resoconto che viene periodicamente aggiornato nell'evento Facebook Realizzazione di un sogno, la Casa di Paolo. Farò valutare al mio avvocato se nelle velenose affermazioni del signor Luca La Rocca ricorrono gli estremi per una querela civile e in tal caso utilizzerò l'eventuale risarcimento per la Casa di Paolo. Il signor La Rocca potrà così dire di aver contribuito anche lui a costruirla. E questa era la replica pubblicata da Antimafia 2000 quest'oggi 1 luglio di Salvatore Borsellino. Replica che naturalmente non potevamo fare a meno di leggere. Bene, so che Massimo Bonella è in linea con Adriana Nanni. Adriana Nanni, sì. Ecco, che è una delle tante volontarie che fanno parte della scorta civica di Palermo, giusto Massimo? Sì, esatto. Intanto vediamo se riusciamo a sentirla. Allora, Adriana, ci sentiamo? Pronto? Pronto, sì, sono in linea, sì, ci sono. Perfetto, benissimo. Dunque, sì. Allora, stiamo parlando, come tu sai, in questo programma Osservatorio Antimafia, di tematiche relative a questo argomento e in questi tempi purtroppo sappiamo che alcuni magistrati in prima linea, come ad esempio Nino Di Matteo, sono sotto pressione, perché sono sotto minaccia anche seria. Vedi le minacce di morte di Totorina che sono state fatte, da non sottovalutare, eccetera eccetera. Si sta un po' ripetendo la stessa situazione al tempo di Falcone Borsellino, però a differenza che l'altra volta erano isolati, questa volta invece non sono isolati, perché c'è la gente, diciamo così, comune che viene giù da tutta Italia e crea come una specie di barriera, una specie di una scorta civica, ecco, possiamo dire così. Adriana, raccontaci un po', ti do carta bianca. Allora, intanto noi siamo appunto, abbiamo creato scorta civica, siamo un cartello di liberi cittadini che è nato a Palermo il 20 gennaio del 2014, se ti ricordi bene, in difesa del magistrato Di Matteo, in seguito alle parole registrate di minacce da Totorina. Sì, esatto, è da lì che è iniziato tutto. Essendo che, come tu benissimo hai detto, questi magistrati vengono lasciati soli, loro nell'ambito del loro lavoro vengono messi da parte, allora noi ci siamo ribellati, noi liberi cittadini che sono pensionati, ci diamo i turni, abbiamo creato un sit-in davanti al tribunale dove noi tutti i giorni, adesso abbiamo diminuito un po' le giornate, però il primo anno andiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al tribunale. Adesso, col fattore dei processi, noi siamo davanti al tribunale il lunedì, il martedì e il giovedì. Noi abbiamo un gazebo, uno striscione e poi dei cartelli dove tutti i giorni del sit-in noi li esponiamo con le varie diciture scritte, li solleciti verso i cittadini, verso le istituzioni. Sì. Ti dico, guarda, la soddisfazione è grande perché siamo già un anno e mezzo che facciamo questo e la gente ormai ci guarda. Inizialmente loro pensavano che il primo mese, sì, va bene, l'entusiasmo del momento,
Poi hanno visto che abbiamo tenuto duro il secondo mese, sotto il vento, sotto la pioggia, non si è smosso niente. E adesso hanno visto che siamo un anno e mezzo, sempre medesimo orario, siamo là davanti al Palazzo di Giustizia. Il bello, sai che cos'è, Massimo? Il bello è che ci sono i magistrati quando entrano, ci vedono. E abbiamo anche ricevuto una lettera da loro ringraziandoci della nostra presenza, perché quando loro entrano sentono quella forza del singolo cittadino che gli dà quella volontà di andare avanti, quel coraggio, quell'entusiasmo di dire: c'è qualcuno che ti ascolta, c'è qualcuno che ti segue, c'è qualcuno che ti dà una mano. Cioè, è bello, sai, cioè è molto per noi già questo, sapere che dall'altra parte di quelle finestre, da quelle grandi, tu lo sai benissimo quanto è alto il Palazzo di Giustizia, anche se noi non li vediamo, però sappiamo che là dietro ci sono persone come Nino Di Matteo, Vittorio Teresi e Del Bene, Roberto Tartaglia, che fanno una lotta contro, lo sappiamo benissimo, una lotta molto dura, che non si sa quando finirà. Sanno che ci siamo noi fuori, semplici cittadini, che siamo accanto a loro. Certo, questo è molto, molto bello, è davvero straordinario, non ci sono precedenti. Ecco, io volevo chiederti, Adriana, la gente che passa lì, ecco, vi chiede qualcosa, che domande vi fa? Allora, il bello è che ci sono, è un po' contraddittoria la cosa, molti stranieri vengono, chiedono, si informano, si scrivono, quelli che chiedono e si informano gli stranieri, si scrivono anche su un sito di Scorta Civica, voglio saperne di più, ci contattano. E poi la cosa bellissima e stupenda, le scuole, quest'anno abbiamo avuto molte scuole che sono venute a fare i sit-in con noi, partendo dall'elementare anche, terze, quarte elementari, la media, le superiori, che vengono là e vedi questi bambini che si siedono per terra con questi piccoli cartelli scritti a penna, a matita, anche se poi tu da lontano non vedi nemmeno quello che c'è scritto, però loro si mettono lì con noi, si fanno la loro giornata, chiedono l'autorizzazione, perché loro stessi devono chiedere l'autorizzazione di poterlo fare. Comunque, questo è il bello, che i giovani, questi piccoli ragazzetti, seguono con attenzione questo dramma, si può dire, seguono con attenzione la vita anche di Matteo, ormai è entrato nel cuore, diciamo, più dei giovani che dei grandi, perché i grandi della nostra età, Massimo, sono duri, hanno il cuore duro come la pietra, no? non che hanno il cuore duro, perché sono anche gente molto sensibile, cioè, è un contraddittorio anche dicendo queste cose, sì. Però hanno paura, hanno timore, guarda, non lo so, perché quando noi organizziamo cortei, tu vedi che tutti in piazza scendono ragazze che poi loro stessi lottano, li senti urlare, non c'è nessuno dietro di loro che incita ciò che loro devono dire, no, assolutamente. Il bello è questo, che riescono loro a dimostrare quella forza, quella voglia di cambiare le cose. Ecco, benissimo, io voglio farti anche un'ultima domanda. Naturalmente, se poi da parte di Bari, Antonella, Rosario hanno delle domande, ecco, siamo qui, adesso io vedo mai di tirare su un po' l'audio in modo da farti, ecco, però volevo chiederti questa cosa qua, cioè abbiamo più, come dire, da parte della gente, c'è più interesse da parte dei turisti, no, che sono in visita al nostro paese, che la gente lì del posto, se ho ben capito. Sì, la gente del posto. Allora, io ti posso dire che quest'anno abbiamo lavorato molto nelle scuole. Sì. Il fatto che abbiamo fatto la proiezione su una trattativa, poi noi stessi di Scorta Civica, con l'aiuto anche di Antimafia 2000, abbiamo fatto un video che più leggero, perché tu sai, la trattativa è un tema molto profondo, molto forte. Sì. Allora ne abbiamo creato uno leggermente più abbordabile anche per le medie, per le elementari, e ti dico che è molto
non reagiscono molto le persone, non rimangono, rimangono, non dico indifferenti, perché poi se tu ne parli loro ne parlano. Ho detto, non so, c'è un'omertà che è pazzesca qua, un timore. Certo. Ecco Adriana, un'ultimissima cosa, in media la stampa parla di voi, a parte diciamo le redazioni specifiche come potrebbe essere Antimafia 2000 e Teleiato oppure Rete 100 Passi, ma le altre diciamo televisioni regionali, interregionali o anche nazionali, cioè vengono mai a fare delle riprese, a far vedere questa scorta civica? Guarda, ultimamente si è smosso qualcosa in più rispetto, ma sono tutte radio della zona, del posto, tipo neanche tanto le radio, perché le radio sono, aspetta, adesso ce n'era una, era facciamo scruscio per non lasciare il botto, però sono tutte radio della zona, dei paesini, certo, di Palermo, non ci sono proprio dei, come state facendo voi, no, assolutamente. Ah, ho capito. Cioè, assolutamente, perché diamo fastidio, anche noi nel nostro piccolo, anche se siamo piccolissimi, ma diamo fastidio. Siamo, sai, quelle cuccette che ogni tanto mordono le gambette, ecco. Sì. Dunque, non possono parlare di noi. Ecco, possono parlare di noi in negativo. In negativo nel senso che loro cercano sempre di mettere il bastone in mezzo alle ruote, questo lo fanno, però... Chi legge poi questi trafiletti che sono quasi un satira, ci conoscono, dunque ci fanno la risatira sopra e basta. Certo che, voglio dire, visto i precedenti, gli attentati precedenti e adesso questa presa di coscienza da parte della gente comune che, voglio dire, si mette in difesa di questi magistrati e quel qualcuno che viene lì così a farci un po', come dire, la risatina ha dell'incredibile. Ah, è vero, io su questo confermo ciò che tu mi stai dicendo. Ecco. Allora, vediamo se Antonella volevi dire qualcosa. Vorrei chiedere alla signora Adriana. Sì, ecco, c'è Ugo Lombardi, sentiamo. Sì. Dimmi Ugo. Secondo lei, quali sono i motivi per cui la maggior parte della gente non partecipa a questi incontri? È la paura che li allontana o la indifferenza? Ecco, hai sentito Adriana? Più o meno, era molto lontana. Sì, me lo puoi ripetere? Sì, te lo sintetizzo, cioè, quali sono i motivi per cui la gente rimane indifferente alla vostra presenza? Giusto Ugo? Sì, la paura o l'indifferenza? Ecco, è la paura o l'indifferenza? È la paura. La paura, perché noi quando facciamo le manifestazioni denunciamo come fanno certe persone a porta, noi li guardiamo negli occhi, perché qua a Palermo, insomma, le zone dove pagano il pizzo, le zone dove vengono fatte determinate situazioni, noi le conosciamo e noi appunto cerchiamo di fare i cortei proprio in queste zone, cioè la gente del posto, di quel rione, di quella strada non può venire a manifestare con noi, appunto per paura. E se loro riuscissero a denunciare loro stessi, a venire nei cortei, a urlare, sarebbe un passo avanti. Però il bello, il positivo, è che lo fanno i figli. Ecco, questo, ecco, che una nuova generazione prenda coscienza, questo è molto importante. Dimmi Ugo. Infatti sembra molto strano che la Sicilia, che è il primo approdo, anche se Palermo è sul Tirreno, è comunque il primo approdo di tutta questa enorme numero di migranti che portano con loro la storia del loro paese e le persecuzioni che subiscono da paesi sicuramente non molto vicini alla democrazia e quindi sottomessi dalla corruzione e dai paesi da regimi totalitari, dovrebbero trarre insegnamento loro prima di tutti quanti che cosa significa farsi sottomettere dal potere politico corrotto e dalla malavita. Ecco, sì, su questo, ecco, se vuoi aggiungere qualcosa Adriana su questa considerazione di Ugo. Sempre, se l'abbiamo, spero di non averla persa. Pronto?
Mi sa che abbiamo perso il collegamento con Palermo. Proviamo magari a ripristinarlo, Massimo. Vediamo bene. Allora, intanto io vi restituisco la linea a voi, Bari, e vedo di ripristinare il collegamento. Perfetto, allora torniamo così a, sul sito di Antimafia 2000, dove abbiamo appunto letto della polemica nata tra Salvatore Borsellino e il giornalista il giornalista della testata online, che ha pubblicato qualche giorno fa un articolo sulle sue presunte dichiarazioni, anzi confessioni, iltempo.it, con appunto l'accusa che Salvatore Borsellino abbia utilizzato i soldi raccolti per la realizzazione della casa di Paolo al fine di pagare il pagamento di 6.000 euro a cui era stato condannato per le accuse di diffamazione nei confronti del PM di Pisa. Bene, tornando alla lettura della home page di Antimafia 2000, troviamo l'editoriale di Saverio Lodato, un editoriale che si intitola Signora Maria Falcone, non tocchi Giovanni, pubblicato sempre quest'oggi, 1° luglio, ed è un editoriale che parla della traslazione delle spoglie di Giovanni Falcone presso la chiesa di San Domenico, chiesa nella quale trovano riposo le spoglie dei palermitani famosi, dei palermitani illustri. Purtroppo questo è stato un trattamento riservato soltanto a Giovanni Falcone. Ci si è dimenticati di Francesca Morvillo e dell'intera scorta che pure hanno perduto la vita durante quella tragica giornata di maggio, e niente, è stato tutto riservato a Giovanni Falcone, e Saverio Lodato ha naturalmente messo in luce l'incongruenza della scelta effettuata. Passando ancora a scorrere i titoli, troviamo La Grecia, la nostra riscossa, Onore a Tsipras e a Siriza di Giulietto Chiesa. Nel frattempo vediamo un po' se Massimo è riuscito a recuperare la linea, ancora no. Bene, andiamo avanti e troviamo ancora Trattativa Amodeo. Nel 92 Brusca mi disse è un punto di non ritorno di Miriam Cuccu e Francesca Mondin, e sulla Dama di Compagnia di Rina, oggi lo russo è ad alti livelli. Questo è il sottotitolo dell'articolo pubblicato il 26 giugno su Antimafia 2000, firma di Miriam Cuccu e Francesca Mondin, dove ci sono degli aggiornamenti sul processo che si tiene appunto a Palermo sulla trattativa. Poi ancora continuando a scorrere su Mafia News, Cosa Nostra, Calunnia Ciancimino, Pausa e la storia del confidente di Aaron Pettinati, pubblicato il 30 giugno. Al processo del Caltanissetta, il capo della polizia ridimensiona Vaselli per la difesa e la prova che Massimo non mentiva. Questo è il sottotitolo dell'articolo. Poi ancora, 'Ndrangheta, sequestri beni a imprenditori, rapporto di continuità consolidato nel tempo. Articolo nel quale ancora si parla del rapporto ormai indissolubile tra 'Ndrangheta e imprenditoria. Ancora sul Focus, e questo è un articolo che vi invitiamo a leggere con particolare attenzione, le ecomafie, un business da 22 miliardi. Tra qualche tempo noi parleremo di ecomafie con la giornalista Monica Zornetta, per la precisione lo faremo il 15 luglio alle 22, ve lo anticipo, e il rapporto di Lega Ambiente aumenta corruzione più illegalità, rifiuti e cemento. Il giro di affari delle ecomafie non sembra conoscere ostacoli, nel 2014 cresce ancora e raggiunge i 22 miliardi di euro, con un incremento di 7 miliardi rispetto all'anno precedente. I reati accertati nello stesso anno sono stati 29.293, pari a 80 al giorno, quasi
4 ogni ora, con un aumento delle infrazioni nel settore dei rifiuti più 26% e del cemento più 43%, per lo più alimentate dalla corruzione. Dunque non ci si riesce più a collegare, purtroppo. Sì, perché esce, c'è proprio un problema di linea, perché esce fuori anche la Telecom che dice appunto che non si riesce a collegare. Io ho provato a contattarla col cellulare, ma non riesco a mandarla su col cellulare, poi ci sono altri problemi, ecco, di altra natura. Comunque abbiamo capito delle cose, secondo me, anche abbastanza importanti, altresì nuove, come reagisce la gente, come addirittura loro vanno a manifestare, a fare dimostrazioni proprio nelle zone calde, quindi c'è anche un certo coraggio da parte di queste persone, non hanno paura. E poi i turisti che si interessano di questa cosa piuttosto che la gente del posto. Ecco, io credo che questi elementi qua bastino per far riflettere chi ci ascolta, perché insomma, per capire la psicologia della gente lì in locale, giusto, Ugo? Dovrebbe anche, visto che la signora Antonia, non abbiamo avuto il piacere di ascoltarla, Antonella, Adriana, dovrebbe incutere anche un senso di vergogna nell'animo delle persone che non ritengono di partecipare. Non solo, ma credo che si tratti anche di meschinità. Non accetterei mai di vedere donne, bambini, ragazzini combattere per noi e noi rimanere fermi lì a guardare loro che combattono per noi. È un gesto meschino che dovrebbe scuotere un po' le coscienze, ammesso che ci siano. Intendiamoci, non è facile parlare stando seduti qui, capire la situazione di una regione, di un ambiente che è sotto scacco da parte della malavita organizzata. Non è facile, però è anche vero che alternative, secondo me, non ce ne sono. O si ribella, ma si ribella in maniera compatta, oppure è una guerra che vedrà difficilmente i vincitori in quelle poche persone che stanno fuori lì a fare atti di coraggio. Purtroppo è un'amara considerazione. Quindi è necessario coinvolgere gran parte della popolazione, che deve avere il coraggio di essere vicino ai loro figli, alle loro donne che stanno lì a fare atti di coraggio che loro non fanno. Ah, sono d'accordo, cioè, anzi, in forza a quanto dici, basti pensare che tu hai detto questi ragazzi, questi bambini che si informano di cosa sta succedendo e vogliono capire, vogliono fare qualcosa anche nel loro piccolo, no? E fa pensare, perché se tu pensi ai loro padri, parlo simbolicamente, cioè in generale, che costruiscono le scuole con la sabbia del mare e poi cascano sopra ai studenti, cioè voglio dire, non so, cioè non, le c'erano scuole... autostrade rotte lì, e non solo lì, in questa nazione c'erano autostrade costruite con la sabbia, abbiamo situazioni così evidenti, mettere la testa, cioè, e chiudersi in se stessi non produce nulla. Ecco qual è il grido che dobbiamo lanciare, cioè quello di partecipare a questi gesti di piccolissimo coraggio, perché sono gesti molto molto piccoli ma importanti, soprattutto se vengono fatti dalla collettività. Non è possibile. Scusa, io non sono d'accordo, questi non sono gesti piccoli, questi sono gesti enormi, perché da parte di gente che potrebbe tranquillamente condurre la sua esistenza in maniera normale, è invece un enorme atto di coraggio, non è un gesto piccolo, anzi, è un gesto che dovrebbe far arrossire o impallidire, dipende, coloro che hanno promesso di fornire a Nino Di Matteo tutti gli strumenti necessari per preservare la sua vita. E sappiamo, abbiamo ben capito a chi mi sto riferendo, no? Mi sto riferendo ad Angelino Alfano, che ancora si deve fornire il bomb jammer, che sarebbe indispensabile per evitare l'ennesima strage di Stato, perché poi alla fine della fiera è quello che si deve evitare, non un ammazzamento di mafia, ma una strage di Stato. Quindi, allora, non sono gesti piccoli, sono gesti enormi, di grandissimo coraggio. Capisco le persone del posto che non possono pubblicamente manifestare il loro assenso, ma mi accontenterei per il momento che riescano a manifestare il loro assenso nel privato, cioè
non impedendo magari ai ragazzini di partecipare a questo tipo di iniziative. Perché ha ragione Nino Di Matteo quando dice, come chi lo ha preceduto, che il futuro è nei ragazzini. Le stesse parole le utilizzava Paolo Borsellino, che aveva enorme speranza nei confronti delle nuove generazioni. Da loro si aspettava il gesto di sconfitta nei confronti della malavita organizzata. E l'ultima polemica che ha visto, che vede protagonista Salvatore Borsellino, di cui vi abbiamo informato poc'anzi riportandovi quegli articoli pubblicati su Antimafia 2000, è la prova provata che si ha molta paura del fatto che l'antimafia, non quella di salotto, quella dei politici, l'antimafia vera, quella che fanno le persone come Adriana e come tutti gli altri ogni giorno e come le scorte che accompagnano ogni giorno i magistrati, quella è l'antimafia vera e quella è l'antimafia che fa paura. Questo discorso naturalmente fa coppia con tutte le strategie che vengono portate all'interno di un paese per rendere precaria la sicurezza, e una fra queste è sotto i nostri occhi non soltanto la mancanza di informazione ma anche la mancanza di cultura, e questo è praticamente perché, come dicevi tu Massimo prima, poche emittenti, non solo quelle ufficiali, quelle pubbliche, ma anche quelle private, si interessano di un fenomeno che dovrebbe invece essere prioritario nella nostra nazione. E tenere lontani dall'informazione, quindi nell'ignoranza, è una delle regole che vengono attuate da coloro che vogliono comandare e gestire un paese e tenerlo quindi sottomesso. È una delle regole, assieme a quella della dissociazione della famiglia, a quello della incultura, come dicevamo prima, a quello della distrazione, quella della dislocazione. I nostri programmi televisivi sono dislocanti, non consentono alla gente, allo spettatore di avere momenti di riflessione, li distraggono come se vivessimo una realtà virtuale, e giù di lì, non voglio fare il professore di nulla, però sono tutte considerazioni che ognuno di noi, se sta un po' attento, riesce a cogliere. Quindi il popolo della Sicilia, che come noi insomma subisce tante di quelle vessazioni, deve avere un po', parlo per noi, non dimentichiamo che si sta discutendo in Parlamento una legge che dovrebbe prevedere la tassa sui morti. È una considerazione che ha dell'incredibile. Un paese come il nostro ci manca addirittura la tassa sui morti. Questa è una cosa che va aggiunta a questo discorso per dire che razza di governo abbiamo, che abbiamo addirittura la necessità di mettere una tassa sui morti. Immaginate quante considerazioni con ironia si possono fare su questa ultima, ennesima balzello che viene messo a carico dei cittadini. Quindi ci sono tutti i presupposti per avere momenti di ribellione: un governo che agisce male, i magistrati che vengono minacciati, la gente che viene minacciata e rischia la vita, noi che rimaniamo come dei baccalà fermi a non fare nulla, scusatemi, è così. Ah, non fa una piega, è vero. Poi questa storia della tassa sui morti ha dell'incredibile davvero, cioè io non ho parole, cioè proprio mi limito solamente a dire questo. Comunque guarda, c'è veramente da imparare dai bambini, dai ragazzi a questo punto. Dai bambini, Massimo, perdonami se ti interrompo. No, prego. Vivono purtroppo di incoscienza. I bambini sono privi di, a volte non hanno la possibilità di fare un discorso razionale perché sono istintivi. La cosa peggiore è l'adulto che ha consapevolezza, che ha conoscenza e decide di non esserci. È ancora peggio, perché è una decisione ragionata questa. È una paura da codardi. Sono d'accordo. Mandare i bambini è ancora peggio. Certo, ma quando lasciano l'adulto, cioè il padre, lascia cadere le scuole in frantumi, che gli cadono i calcinacci, i mattoni sopra le teste dei loro figli, io credo che più chiaro di così, cioè non c'è da aggiungere altro, perché veramente, guarda. La scuola, Massimo, è un luogo estremamente importante, non a caso sta subendo uno degli attacchi più duri che si ricordi con questa ultima riforma, che davvero mette una pietra tombale sulla possibilità della scuola di fornire una corretta formazione dell'individuo. Perché? Perché se la scuola dovesse diventare un qualcosa come
sta desiderando, sta cercando di fare Salvatore Borsellino con la Casa di Paolo, e cioè un luogo all'interno del quale non solo cresca la cultura nozionistica, ma cresca soprattutto la cultura umanistica. La Casa di Paolo, che è il sogno di Salvatore appunto, a questo mira, vuole strappare dalla strada, vuole strappare dalla criminalità organizzata e spicciola, come leggevamo nell'articolo, tutti quei ragazzini che oggi ciondolano per le strade di uno dei quartieri peggiori di Palermo. Ora che proprio a pochi giorni dall'inaugurazione della Casa di Paolo, dalla commemorazione della strage di Via D'Amelio, eccetera, eccetera, vengano pubblicati articoli di questo tipo, beh, io credo che anche il giornalista che ha firmato questo editoriale su iltempo.it, credo fosse la testata, avrebbe potuto risparmiarsela. Può non avere grandissima stima per Salvatore, perché se ciò non fosse non avrebbe scritto quello che ha scritto, c'erano diverse persone ad ascoltarlo quella sera, per cui ritengo che se loro, che per primi hanno partecipato con forze economiche e fisiche alla realizzazione di questo progetto, si fossero sentiti traditi nello stesso, penso sarebbero stati i primi a sollevarsi e a reagire. Ciò non è avvenuto, e non sono tutti plagiati da Salvatore Borsellino, naturalmente. Sono persone che lo seguono perché ne riconoscono le indubbie qualità morali e intellettuali sue e di suo fratello. Per cui questo articolo pubblicato dal tempo.it mi sembra lasci davvero il tempo che trova. Spero che effettivamente si riesca ad andare oltre queste stupide polemiche e che ci si rimbocchi davvero le maniche una volta per tutte, cercando di capire che la Casa di Paolo può essere solo un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Se si riesce a far cambiare qualcosa nella testa delle persone, se si riesce a invertire la tendenza ad invertire la tendenza e a invertire anche la direzione culturale di questa, anzi la direzione non culturale di questa società, probabilmente articoli di quel tipo non ne leggeremo più. Io mi auguro questo, come mi auguro che Salvatore Borsellino riesca nel suo intendimento, perché, ripeto, sarebbe un importantissimo punto di partenza realizzare un centro di aggregazione culturale per i ragazzi in un quartiere come quello di Palermo, dove c'è un'altissima dispersione scolastica, molti ragazzini abbandonano le scuole, molti ragazzini non studiano più e vengono inevitabilmente arruolati nelle linee nelle prime linee della mafia e della criminalità spiccia. Beh, io penso che si dovrebbe fare tutti uno sforzo perché si possa partire da lì per poi realizzare tante case di Paolo in tante Palermo italiane che esistono, perché Palermo non è solo in Sicilia. La realtà palermitana non è esclusivamente palermitana, è ormai una realtà nazionale, per cui spero che tutti noi vogliamo veramente impegnarci in questo senso. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo con questa trasmissione, sosteniamo le scorte civiche, salutiamo e facciamo presente la nostra vicinanza a tutte le scorte dei magistrati che nel silenzio ogni giorno rischiano la vita assieme a loro, perché ricordiamocelo che con i magistrati Borsellino e Falcone sono morte anche le loro scorte. Quindi quei ragazzi lì, quegli uomini, quelle donne lì corrono gli stessi rischi che corrono i magistrati, ma con molta meno, come dire, gratificazione in un certo qual senso. Di loro non sentiremo mai parlare. Noi li salutiamo, li siamo vicini e facciamo presente che con questa trasmissione, seppure dalle 10 del mercoledì sera fino alle 11, quindi in ora tarda, saremo sempre qui a ribadire l'impegno necessario perché la cultura di questo paese, la cultura mafiosa, la cultura 'ndranghetista, di Sacra Corona Unita, di Camorra, di quello che volete, venga cancellata. E per fare questo bisogna sostenere persone come Salvatore Borsellino, come Nino Di Matteo, come le scorte civiche e le scorte non civiche, quelle ufficiali, diciamo, che accompagnano i magistrati, come i giornali, le redazioni online che lavorano per questo, tipo Antimafia 2000 e le tante altre sparse sul territorio,
come Radio Saiuz che tenta di dare il suo contributo con questa trasmissione, noi lo ribadiamo fortemente che siamo qui e continueremo ad essere qui, nonostante tutto. Massimo. Assolutamente sì, io anzi posso dirti che come nostra testata giornalistica Pineta Oggi TV, che la sua linea editoriale è proprio quella di dare spazio a tutte quelle persone che lavorano a favore della vita, per la difesa della vita, per la tutela del pianeta, per la legalità, quindi tutti i magistrati, comunque personaggi che appunto fanno uno sforzo non da poco nel combattere il male, hanno le porte aperte, sono i benvenuti assolutamente, cioè capire un attimo a che punto è la lotta contro questo cancro mafia, capire a che punto sta, quali sono le difficoltà, cioè è il minimo che possiamo fare come nostra linea editoriale, alla luce del fatto che siamo in Italia, che abbiamo la sede in Italia, che trasmettiamo dall'Italia, che è appunto la nazione che ha questo grosso problema. Molto spesso vengono le televisioni dall'estero a parlare di questo problema e fanno degli approfondimenti non da poco. Mi ricordo ad esempio una TV francese che era scesa negli studi di Teleiato per far vedere ai loro telespettatori come una piccola emittente come Teleiato lavora così a tutta forza per denunciare il male, insomma, per denunciare questo problema, e loro erano stupiti di questo. Quindi voglio dire, il problema deve essere sentito anche dai media, anche dai media nazionali. Come mai se ne parla poco? Oppure non so, sento dire a volte vabbè, la mafia. Proprio recentemente parlavo a tu per tu con un giornalista, che era giornalista, e mi diceva: eh sì, vabbè, ma la mafia ormai, cioè, è più come una volta. Ma in volo di mancarmi informa di tu che sei una giornalista, già voglio dire a tutto campo, cioè non lo so, non capisco. Allora ecco, le altre televisioni si informano di questo problema che abbiamo in Italia, e noi in Italia non so, sembra che ma perché siamo assuefatti, Massimo, ormai fa parte della quotidianità. L'abilità è stata proprio quella, insinuarsi nella vita in maniera tale da farne poi parte in maniera logica. Non è più un fatto straordinario, è un fatto ordinario. Non è più strano che i problemi vengano risolti dal boss di quartiere, è ordinario. È ordinario perché comunque non c'è uno Stato che sia al di sopra di questo parastato. Ormai il parastato è diventato l'unico riferimento. Ecco perché è necessaria la rivoluzione culturale dalle scuole, sin da ragazzini, e da allora che bisogna veramente inculcargli il concetto di giustizia, di legalità. Dovrebbe essere un fatto naturale, però se tu cresci in una città come Palermo, in una città come Bari, in una città come tante, parlo di queste perché sono quelle che conosco meglio, diciamo, dove si respira l'illegalità, si vive nell'illegalità ed è diventato ordinario. I nostri rappresentanti politici, comunali, di regione, ormai ce la fanno in faccia, piazzano parenti, amici, compagne, mogli, fratelli, sorelle, chiunque, e nessuno batte più ciglio. Perché? Perché ufficialmente nessuno glielo impedisce, dovrebbe essere il buon senso a impedirglielo, per esempio, ma mi pare che non ne siano forniti. Per cui a questo punto è chiaro che subentra il parastato, che paradossalmente trasmette un senso di giustizia e di legalità maggiore dello Stato. Perché se il nostro rappresentante, di quel che vuoi tu, sindaco, presidente di regione, quello che vuoi, ce la fa così spudoratamente in faccia, beh, ragazzi, allora vuol dire che le cose sono abbastanza chiare, no? Pollo, chi dice ancora di non aver capito? Oggi come oggi non si può dire più di non aver capito. No, beh, certo che no. Per cui poi succede che chi ha delle conoscenze trova un bel posto di lavoro, ha studiato per quel tipo di lavoro, trova quindi il suo lavoro specifico e si realizza, è contento, fa famiglia, tutti contenti. Gli altri, che purtroppo non hanno conoscenze, hanno studiato una vita, si trovano a fare lavori da manuale, lavori insomma che non gli compete in base a quello che hanno studiato. Ecco, succede questo e non va bene, insomma, siamo stufi di queste situazioni. E poi da lì appunto favoritismi, eccetera, insomma, il discorso che facevo anche un po' prima in testa della trasmissione, questo, ecco, a proposito della politica, no, destra e sinistra,
da 15 anni a questa parte che hanno sempre urlato a più non posso, noi siamo più bravi di te, noi siamo più bravi di te, e alla fin fine li abbiamo visti tutte e due andare a governare e hanno fatto altro che danni, hanno fatto frutti completamente acerbi. Ad esempio, una lotta contro la mafia io non l'ho mai vista in maniera seria, che cioè nel programma ci dovrebbe essere lotta contro la mafia al primo posto, no all'ultimo, oppure nemmeno sì, Massimo, va bene, va benissimo, ma il fatto che si faccia semplicemente un programma è sull'attuazione del programma che bisogna tenere gli occhi aperti. Non mi basta più che lo dicano, anzi preferirei non fosse detto, preferirei non fosse detto in assoluto, ma che fosse fatto. Comunque, per inciso, se hai tempo, vai a dare uno sguardo alla cronaca politica della nostra regione degli ultimi due giorni e capirai perché parlavo in quel modo prima. È mafioso anche impedire a chi si interessa di giornalismo e di notizie, impedire di dare notizie. È mafioso anche minacciare di denuncia chi parla, magari affermando verità che non possono essere poi magari oggetto di pubblica diciamo ufficialità, ma comunque sono delle verità. E questo è mafioso anche chiudere la bocca, rendere afoni chi dovrebbe invece parlare. Questo è atteggiamento mafioso. È mafioso trasformare un presidente, un sindaco o un capo bastone in satrapo e non in governatori o altro. Non abbiamo più un rapporto per la gente, ma rapporti privati. Ormai abbiamo rapporti privati, rapporti personali, gestione personale. Quindi questo è anche questo è mafioso, non ci sono più regole. Questo è quello che dobbiamo sottolineare. Beh, certo, io credo che di fronte a un problema così enorme che abbiamo in Italia, se qualcuno prova a dar conto a qualche media che cerca di dar spazio a queste problematiche, ad affrontarle, approfondirle, veramente ad essere buoni mi limito di dire fa ridere, insomma, ecco, ma stando buoni, insomma, cioè veramente, insomma, è grave sta cosa. È grave, sì. Comunque siamo arrivati alle 23:07, credo sì. Proprio che i nostri tempi della diretta siano sì. Ho una news da darvi. Eccola. In conclusione, non ci sono novità di rilievo, però ce n'è una che riguarda un po', diciamo, come dire, la stagione di adesso, ecco, che sappiamo d'estate fa caldo, però a volte ci sono dei momenti che ci sono questi caldi record, che cosiddette bolle di calore, e stessa cosa d'inverno, quando si parla di freddi eccezionali, che la temperatura scende, ad esempio, non so, nel Bellunese, sul Consiglio, a meno 15, a meno 20, ecco, allora succedono anche di queste cose qua. Beh, sappiamo che sta per arrivare questa ondata di forte caldo, è in arrivo anche in Italia, perché si parla di forte caldo in tutta Europa, ma in modo particolare adesso si sta avvicinando al nostro paese, e dunque 5 domani le città a rischio per anziani, bambini e chi soffre di patologie, dunque Bolzano, Brescia, Milano, Perugia e Torino, tutte contrassegnate dal bollino arancione, livello 2 su una scala che va, lo ricordiamo, da 0 a 3. Temperatura oltre 36-38 gradi al nord e in Toscana, Lazio e Sardegna. Il bollino rosso arriva venerdì e in altre 4 città, Bologna, Firenze, Roma e Trieste. Colonnina di mercurio sopra la media di 7-10 gradi anche sulle Alpi. Punte di 30 gradi, pensate, a 1000 metri di altezza. Ecco, questo è un po' lo scenario che ci aspetta, che poi magari succede che il tempo, no, si rompe, viene un temporale e poi arriva giù l'aria fredda e hai il salto, non so, da 36 gradi di colpo a 20, perché è successo anche questo, insomma. Io, guarda, ti dirò, sabato pomeriggio ero in Alto Friuli, precisamente a Pinzano, sul Tagliamento, stavo facendo un'intervista a Bortolussi, a Renzo Bortolussi, che tra breve lo avremo anche appunto su Radio Science, e abbiamo appena fatto in tempo a fare l'intervista, io ero in camicia, diciamo, con la cravatta, no? Ed era caldo, si stava bene, insomma, non c'era problema.
finita l'intervista, il tempo di mettere l'attrezzatura in auto, e beh, sarà passato quanto? 3-4 minuti, insomma, saranno passati 3-4 minuti, non di più. Beh, insomma, la temperatura è scesa da 31 che segnava il termometro esterno della macchina, e so che è preciso, a 19. Cioè, in meno di 5 minuti c'è stato proprio un salto pazzesco di temperatura. Cioè, ho dovuto subito prendere, e per fortuna non volevo neanche portarlo via, perché ho detto, ma con questa giornata calda figuriamoci se c'era bisogno del giubbottino. Eppure ho dovuto prendere il giubbottino, il giacchettino, insomma, metterlo, e ancora avevo freddo, l'aria che arrivava era proprio gelida. Cioè, e questo poi il problema, e la gente poi sta male, capisci? Cioè, per me questa è un'anomalia, non è sempre stato così, perché mi ricordo quando ero piccolo, quando andavamo a scuola, facevo quel temporale che noi ci si divertiva perché c'erano i tuoni, i lampi, mi ricordo, e insomma, poi alla fine faceva un po' di fresco, neanche tanto, però intanto respiravi, perché qui in questa zona del veneziano c'era parecchia afa, parecchia umidità. Adesso è cambiato. Ecco, anche tu ti ricorderai, penso, perché non eri tanto distante da qui, insomma, ecco, anni fa, no? Sì. E quindi è cambiato in questo modo. Quindi, insomma, queste notizie qui, quando c'è qualcosa di anomalo in arrivo, è bene anche, giustamente, per i bambini, per gli anziani, è giusto anche dare queste notizie, insomma. Quindi rimanere al caldo, di rimanere in casa, soprattutto nelle ore più calde, non uscire, non andare via in mezzo al traffico, al centro città, che poi con l'asfalto è ancora più caldo, eccetera, quindi cercare di rimanere riparati in casa e uscire solamente nelle ore più fresche, quindi dalle 18-19 in poi, insomma. Massimo, mi permetto di chiudere con una battuta. Sì, se passa la legge sui decessi, sui morti, questi pericoli cui tu facevi ora riferimento credo che saranno un po' più lontani, perché prima di farci morire qualcuno ci chiederà se saremo in grado di pagare la tassa da morti. Se non saremo in grado, mica ci faranno morire. Sì, in effetti. Ma non ci faranno morire mai, ci terranno in un eterno stato di agonia. Li serviamo così. Bene, allora diamo. Ma noi reagiamo, Antonella, noi reagiamo. No, figurati. Se devo morire, caro Massimo, muoio vendendo la cara la pelle, mica la do così. Ah, ecco, no, anche perché perso per perso alla fin fine vedrai che chi ne rimette sono loro, perché loro li secca perdere, no? Noi invece, quando abbiamo visto che stiamo per perdere tutto, cioè, voglio dire, cioè tutto va. La rendiamo cara la pelle, sì, molto cara, per cui va bene. Bene, allora salutiamo i nostri ascoltatori augurandogli la buonanotte, gli diamo appuntamento per mercoledì prossimo sempre alle 22 per Osservatorio Antimafia con Radio Saiuz, alle 18.30 sempre su Radio Saiuz con Spazio Aperto. Ringraziamo Massimo Bonella, direttore di PianetaOggiTV.net, grazie Massimo. Buonasera Massimo, grazie. Che non è ancora finito io, perché voi avete finito, io non ho ancora finito, adesso devo andare in televisione, capito? Su due TV addirittura, quindi pensa, voi andate a dormire a tranquillo. Povero Mino, lui. Io ho ancora da finire, io faccio straordinari qua, no? Ecco, gli straordinari. Straordinari. In plurale, perché è più di un emittente, no? Cioè, quindi, ecco. E allora, per chi ci ascolta in questo momento nel Nord Italia, allora, per quanto riguarda il Nord Italia, diciamo, in generale, su Eden TV, dopo le 23, adesso praticamente, ci sarà il settimanale Pianeta Oggi Report. Per chi invece abita un po' più a est, in Alto Adriatico, quindi dalla Carnia fino a Trieste, anche in Croazia, Venezia, ecco, può sintonizzarsi su Video Telecarnia sulla frequenza 690, che anche lì c'è, diciamo, il settimanale Pianeta Oggi Report. Sembra che vada quasi a reti unificate, ma non è proprio così, sono due programmi, diciamo, in differita, ecco, su due emittenti diverse. Bene, 23.14, a te per la chiusura e un saluto circolare a voi tutti. Grazie di tutto. Ciao Massimo, buonanotte. Ciao Massimo. Salutiamo appunto la voce che abbiamo appena sentito, quella del nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Buonanotte Rosario. Buonanotte.
Non sono Marzullo, non vi preoccupate. Hai avuto questo sospetto tu, eh? Ho detto, sta a vedere che è arrivato qualcuno. No, no, Marzullo adesso fa un programma sui film. Non si vede, se no, altro che fatevi una domanda e datevi una risposta, ma i sogni sono realtà o la realtà è un sogno. Bene, andiamo con la sigla. Buonanotte a tutti quanti. Ciao, a mercoledì prossimo. Ciao a tutti, buonasera a tutti.